Allora, ci troviamo a Roma, oggi è il 22 febbraio, sabato 22 febbraio, e siamo alla Galleria Sallustiana, Art Today. Oggi c'è la mostra di Gildiz Zarkunova, un'artista kirghisa che ha trovato modo di esprimere la sua arte attraverso la computer grafica ed ha espresso il suo mondo interiore in comunicazione con l'universo, tant'è vero che la mostra ha nome proprio Conversazione con l'universo, e oggi finalmente è riuscita a fare la sua mostra e ci vedrà dal cielo, dove adesso lei è in questo momento. Ci troviamo con la madre di Gildiz, che ha voluto fortemente questa mostra a Roma perché era un sogno della figlia. Ecco, vogliamo chiedergli qual è l'emozione che sta provando in questo momento. Эта выставка организуется мамой Gildiz Zarkunovой. Она очень сильно хотела эту выставку, и мы хотели спросить у нее, что она чувствует сейчас, какие у нее эмоции сейчас. Для меня настоящая выставка и как представляет собой как радостная весть и анке и немножко грустно, потому что не присутствует здесь сама автор, но ее мечты, которую хотела когда-то сделать эту выставку в Италии, в стране великих художников, исполняется. Questa mostra da un lato è una mostra molto, molto solare, da un altro lato è un po' triste perché la mia figlia non è presente. Nonostante ciò sta realizzando il sogno di mia figlia, perché lei sognava di fare una mostra a Roma, in Italia, nella terra dei grandi artisti. Qui vediamo però un suo progetto che forse era già nel sogno di Gildiz, cioè quella di aprire una nuova strada all'arte di tutta la nazione kirghisa, e quindi anche in parte della Russia, ma soprattutto ai giovani artisti kirghisi. Одно из этой выставки видно, что не только для эта выставка имеет большое значение для культуры Кыргызстана, не только для современности, скажем, потому что для кыргызской молодежи это новое искусство, которое Gildiza открыла для нас. Это правильно? Это верно? Да, Gildiza как бы открыла новый жанр компьютерной графики в Кыргызстане, как бы первый, как пионер, как первый. И в изобразительном искусстве этот жанр как бы тоже новый. И она своими картинами показала не только молодежи Кыргызстана и молодежи всего мира восприятие этого мира в другом стиле, в другом статусе. Можно видеть только добрые, хорошие, светлые, радостные. И вот тем самым дает каждому человеку, который ознакомливается ее работами, такое-то волшебство, которое окунает в себе весь вот радость этой жизни, а не вот печаль. È vero, dai lavori di Gildiz noi vediamo un settore nuovo per i giovani artisti del Kirghizistan, e non solo, perché nei suoi lavori noi vediamo il modo di vedere il mondo, il nuovo modo di vedere il mondo, allegria e tutte le cose belle di questo mondo. Questa sicuramente per la cultura, per l'arte del Kirghizistan è una cosa nuova che Gildiz ha lasciato ai giovani pittori, giovani artisti del Kirghizistan. Speriamo che questo sia l'inizio di un percorso nelle gallerie italiane. Мы благодарим эту галерею за организованную эту выставку и надеемся, что это только начало наших выставок в Риме и наших выставки для Gildiz, Gildizкиной выставки. Благодарю.
Ringraziamo a tutti quanti, anche alla galleria, a tutti gli ospiti per essere venuti, per essere apprezzato il lavoro di Gildis. Grazie. Per me è stato un vero e grandissimo onore poterla esporre qui nella mia galleria. Anche grazie alla mamma, grazie all'intervento di Giuseppe Turrisi, la signora Turrisi e insomma tanti altri amici, per cui per me è stato veramente un grandissimo onore. Ovviamente, non so, molti di voi saranno di Roma e sapranno che ci sono magari dei ritardi, delle cose. Stiamo aspettando degli altri ospiti perché ho comunque invitato diverse persone che avrebbero gradito dare un loro contributo a questa mostra, quindi con il loro giudizio, ciò che comunque grazie a Giuseppe e all'operatore stiamo facendo in onore di quest'artista. Io in occasione di questo, io ho un grandissimo amico che è un ingegnere elettronico e, di una sensibilità a mio avviso particolare, e quando gli ho presentato quest'artista ha subito avuto delle parole rispetto alle opere che ha visto. Per cui io non sono di molte parole, generalmente chi mi conosce lo sa che non sono chiacchierone in altri contesti, però quando mi trovo in queste cose sono un pochino timida, per cui a prescindere dalla grande emozione che io ho nell'esporre quest'artista qui, volevo lasciare la parola a chi magari in forma poetica potesse dare una cosa in più, armonizzando le parole. Ed è per questo che volevo presentarvi il mio amico Georg. Vieni Georg. È una persona di una sensibilità straordinaria a mio avviso. E non poteva che fare il regalo più bello a me e a questa serata in onore di questa grande artista. Quindi il discorso di Gildis. Petali di pensiero, frammenti cromatici, da alito vitale mossi, in dimensione trasversale, a forme, a colori e a pensieri, tu accosti. È forte un discorso sensoriale a costruire composto, lieve e pur fermo, in un grido universale, tu sussurri eterno. Grazie. Veramente, io penso che queste parole abbiano un pochino racchiuso quella che era Gildis nella sua espressione. Vuol dirci dell'altro, sì. Georg, perché tu sì. Hai dell'altro da dire. Voglio dire che ho vissuto il problema della equivalenza di espressione artistica nelle forme cromatiche, nelle forme di linee, nelle forme di parole. Avendo scritto per necessità di superamento di problemi di salute, avendo scritto un migliaio di poesie in quest'ultimo anno e mezzo, mi sono trovato alla frontiera della parola, là dove la parola si fa simbolo, dove si fa musica, dove si confonde con il colore. E il linguaggio delle poesie, come la rappresentazione che ho incontrato guardando i quadri, e si incontra, si evolve in una multidimensionalità. E infatti nella poesia, cito l'asserto dimensione, è rivolto ad un qualcosa che va al di là del tempo e dello spazio tridimensionale. È un linguaggio cromatico che si evince attraversando se stessi, scoprendo dentro la nostra sensibilità delle vie che abbiamo tutti e che chiedono soltanto di essere alimentate, nutrite e guidate da opere di artisti capaci di rappresentare queste dimensioni. E l'autrice di questi quadri ne è un eloquente rappresentante. Pur essendo giovane, ha saputo creare un linguaggio in una dimensione a sé stante. Questo è il mio punto di incontro. Grazie, 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 grazie. A questo punto io passerei la parola a Giuseppe,
io la storia l'ho quasi vissuta in diretta, perché avendo sposato una kirghisa, io sono italiano anche se vesto gli abiti kirghisi, però io credo che quando uno sposa una persona sposa tutto il suo mondo che c'è dietro, quindi io mi sento al 50%, se non al 100%, un kirghiso. Ed è per questo che sono onorato di vestire cappello e abito kirghiso. Ma, ripeto, ho vissuto questa storia bellissima, ma triste, tristissima, perché sapevo del sogno di Yıldız che stava venendo in Italia. Purtroppo in Italia lei non è mai arrivata, ma sono arrivate le sue opere, che sono un qualche cosa di più grande. Cos'è un'opera artista? Cos'è un artista? L'artista c'ha un qualche cosa in più. Siamo tutti artisti, però ci sono gli artisti che sanno solo leggere le opere d'arte come noi, ma ci sono quegli artisti di ordine superiore, e Yıldız faceva parte di questo tipo di artisti, che sanno trasformare il trascendente in trascendentale, o meglio, il trascendentale in trascendente, cioè hanno quella capacità di prendere la verità e dargli una forma materiale. Sicuramente c'è una originalità infinita nelle opere di Yıldız. Io, quando, dopo che ho saputo dell'evento, ho cominciato a guardare le opere, devo dire che al primo impatto ho dovuto fare una certa resistenza, perché se viviamo nella società dell'immagine, l'immagine spesso ci confonde, però se uno spegne il pensiero e in qualsiasi di queste opere che vedete qui, che sono una selezione di 30 quadri rispetto ai 139 se non vado errato, che alcune sono già esposte al Museo di Mosca, altre al Museo di Bishkek, se uno si ferma un attimo e si lascia prendere spegnendo la mente, ecco che riparte quel canale che va a dialogare direttamente con l'universo. E questa mostra ha il titolo Conversazione con l'universo, e Yıldız questo voleva trasmetterci, di riuscire ad aprire la nostra anima proprio per metterci in comunicazione con quello che è il grande spirito dell'universo. Nella mia presentazione lascio le parole a chi ha conosciuto ed è stato più vicino alla realtà di questa ragazza. Quindi a questo punto lascerei, perché no, la parola alla mamma. Grazie. Cari ospiti, prima di tutto voglio ringraziare tutti voi che siete venuti qui oggi a condividere con me la mia gioia, condividere la tristezza che il destino ci ha riservato. Gioia perché il sogno di Mia Yıldız era quella di realizzare una mostra in Italia, paese dei grandi artisti. Tristezza perché questo sogno si sta realizzando senza la partecipazione fisica della nostra unica figlia. Un grazie particolare a Giuseppe e Nurgul per il nobile lavoro profuso nell'organizzazione di questa mostra. Ringrazio anche questa galleria e Francesca per l'opportunità che ci ha dato di far esprimere l'arte della nostra Yıldız qui di fronte a voi. Quando abbiamo perso Yıldız, sembrava che avevamo perso tutto, anche il punto della nostra vita. Un mese più tardi ci siamo alzati e abbiamo aperto la sua mostra personale. Ma la nostra Yıldız ci ha dato una seconda vita. Far conoscere il suo lavoro in ogni paese ed ogni persona con spiccata creatività. Oggi stiamo mettendo in campo una mostra personale che lei stessa ha chiamato Conversazione con l'universo. Forse lei comunicava con tutti noi attraverso l'arte e l'universo.
Io penso che molte persone in tutto il mondo, critici dell'arte, filosofi, psicologi, astrofisici, eccetera, possano trovare una propria dimensione in ogni rappresentazione. Gildis non aveva alcuna istruzione artistica e non conosceva nessuno dei grandi artisti con cui viene confrontata in questo momento. Questo talento gli è stato dato e lei l'ho usato abilmente in modo così bello, come se lei sentiva che aveva pochissimo tempo a disposizione. Appassionata di lettura, leggeva libri di filosofia e psicologia, oltre a studiare russo e kirghizo, inglese, francese, italiano, spagnolo e coreano. L'uomo è vivo fino a quando tutti lo ricordano e noi genitori abbiamo scelto questa missione per dare tutti quello che avrebbe voluto fare la nostra Gildis. Forse la sua grande creatività vivrà per secoli come le opere dei grandi artisti Raffaello, Leonardo da Vinci, Picasso, Matisse, Joan Miró. Oggi sono esposti qui in questa sala solo 30 delle sue opere. E altre 55 opere sono visionabili nel filmato. Le altre 54 opere saranno esposte quando saranno realizzate altre mostre nei musei di arte moderna di tutto il mondo. Ti voglio bene, mia grande stella. Grazie ancora, grazie mille. Grazie di cuore. Chi ha delle domande sarò felice di rispondere e vorrei chiedervi di lasciare il vostro pensiero su Gildis e del suo lavoro nel registro all'uscita. Qualche un grande museo per far vedere tutti, per voi tutti i quadri mia figlia e dobbiamo andare avanti. Grazie. La prima cosa che mi ha colpito è una notevole similitudine con ad esempio il primo autore che mi è venuto in mente è Miró. Ora, ho visto anche che la madre lo ha citato tra gli autori, tra i pittori. Ora, la differenza qual è? Vedete che Miró ci è arrivato dopo un lunghissimo lavoro, sappiamo tutta la storia di quel gruppo di autori, di artisti e contemporaneamente di uomini di cultura e di pensatori che sono arrivati a quella semplificazione che è una semplificazione eccezionale. La ragazza mi sembra che ci sia arrivata per conto suo, cioè lei ha già vissuto una situazione che nel nostro campo, parlo dell'Occidente, è stato il frutto di una lunghissima elaborazione, parlo di almeno di un'elaborazione di 200 anni. E questo, a mio avviso, è un aspetto importantissimo anche per quanto riguarda la comunicazione tra i popoli, perché noi e francamente dei Kirghizistan ne sappiamo poco, sappiamo molto poco. Nel vedere invece questa ragazza che già per conto suo ha avuto un'elaborazione e poi giovanissima, un'elaborazione interiore che l'ha portata a questo tipo di espressione visiva, francamente uno resta abbastanza perplesso. Dirò di più, l'ultima impressione che ho avuto vedendo questi quadri che mi ricorda una certa
pubblicistica sempre moderna, di adesso, nostra, pubblicistica legata anche a tanti disegni dei fumetti. E quindi anche questo è importantissimo, perché non credo che la ragazza si sia ispirata a queste cose, penso che lei ci sia arrivata spontaneamente sotto forma di una evoluzione interiore sua, che a maggior ragione mi conferma quanto siano importanti i rapporti tra i popoli, soprattutto per le popolazioni centroasiatiche che noi apparentemente non conosciamo e che cercano in tutte le maniere di non farci contattare. Ringraziamo il dottor Giorgio Vitali. Allora, ci troviamo a Roma, alla galleria Art Today in via Sallustiana 27B, e ci è venuto a trovare un medico russo, però, che vive in Italia da tanto tempo, è venuta a vedere le opere di Gildiz. Una sua emozione, una sua idea sui quadri di quest'artista. Allora, prima di tutto è un artista veramente eccezionale, di livello, al mio parere, proprio da profano, comunque sì, non sono un artista, sono un medico, che il livello suo è talmente alto, per me le sue opere d'arte potrebbero stare nei musei proprio più conosciuti del mondo, perciò mi dispiace, non posso neanche esprimere quanto che la ragazza non ha fatto in tempo di portare tutte queste opere per farle conoscere a livello mondiale, perché il suo talento merita di essere riconosciuto a livello mondiale davvero. E è andata via in età quando ancora era da tutto da dimostrare, da esprimersi ancora con la maturità e con tutto, perciò per me mi dispiace proprio tantissimo che non ha riuscito in tempo di farsi conoscere davvero a livello mondiale, soprattutto in Italia. Spero tanto che comunque si riuscirà qualcosa e qualcuno vedrà e capirà la sua grandezza, ma se potesse ancora essere tra di noi, credo che le sue opere potrebbero diventare veramente avrebbero il riconoscimento a livello, credo, dei proprio artisti proprio a livello mondiale, sì. Che potrebbe stare tra gli artisti proprio a livello mondiale, il mio parere, ripeto, da non artista assolutamente, ma da un semplice normale cittadino che comunque sia apprezza l'opera d'arte come normale persona, come persona normale. Allora, ci troviamo alla galleria Art Today in via Sallustiana a Roma, oggi è 22 febbraio del 2014, c'è una mostra di un'artista kirghisa, Gildiz Zarkunova, e ci è venuta a trovare gentilmente e graditamente una critica di nome Viviana Valmucci, ecco, ha potuto visionare le opere di questa artista. Vorremmo una prima impressione a caldo, anche se sappiamo che poi gli artisti hanno la voglia di meditarci un po' su per tirare una prima critica, però una prima impressione ce la può dare sicuramente. Una prima impressione è che è un artista astrattista, che ha una sua interpretazione molto originale, molto soggettiva, proprio per l'uso delle linee e il colore. Quindi è un astrattismo, se vogliamo, moderno, che si coniuga tra linee e colore, cromatismi. Perfetto. Trova un elemento di comunicazione tra quello che può essere il colore, perché ci sono dei toni a volte scuri e a volte esplosivi, no? Nella chiarezza. C'è una coniugazione tra, possiamo dire, un po' quello che poteva essere Miró o Picasso, volendo un po' forzare la mano, e un nuovo linguaggio, posto che è un artista che viene dal Centro Asia. No,
io non la vedrei affine a questi maestri dell'astrattismo, io vedrei più qualcosa vicino all'astrattismo russo di Tatlin, dove c'è una volontà di costruire, anche se non c'è una definizione costruttiva strutturata nelle immagini, però c'è, diciamo, questa dinamica, questa sinergia tra linearismo e cromatismi che tende comunque ad una costruzione, nonostante il linguaggio astrattista. Quindi è una proiezione? Sì, diciamo... è una proiezione, però come ha detto giustamente lei, c'è anche una pittura d'impatto, una pittura in cui il colore ha questa capacità, come dire, di comunicare con il rosso, diciamo, la grinta, l'aggressività riscattata dal rosa, e poi con l'azzurro invece di sublimare il cromatismo in un colore più spirituale, come appunto l'azzurro. Quindi c'è questa volontà di comunicare stati emotivi attraverso il colore. Grazie. Ci troviamo con Rita Cerasoli e ci ha dato una bellissima notizia che potrebbe essere interessato uno di questi quadri per la Biennale. Ma che si tiene a Spoleto da un artista molto importante. Sì, ma che io rappresento. Che lei rappresenta. Vorremmo capire se intanto a lei in prima persona questi quadri, questa mostra gli ha suscitato qualche emozione. Allora, io preciso di non essere proprio un critico, ma vivo nell'arte da decenni ormai e posso dire che dai colori alle forme non è un dono normale. Questa ragazza così giovane, la storia che mi è stata detta, sicuramente gli è stato dato un grande dono. Peccato che poi è stato limitato, chissà da chi. Ma voglio dire una cosa, solo vedere i colori, certo, l'adolescenza, la gioventù, sono colori molto decisi, e quello che lei esprime, questi titoli che ha dato, è come se lei avesse già vissuta tutta la vita e in questi pochi anni è riuscita a lasciare un grande patrimonio mondiale, che questo scambio culturale può essere non solo per noi, in quanto anche per voi, per il vostro paese, di una utilità unica, perché ho visto dal periodo del bianco-nero, che può essere un momento duro, difficile, degli scacchi, fino al rovescio, al volo. Forse la ragazza sperava di volare molto in alto. Ma la cosa che mi ha colpito di più è quando rappresenta le vostre istituzioni. Cioè lei in queste tre opere che io vedo, anche se i colori sono molto chiari, decisi, cioè l'età è giovane, io vedo molta confusione. La ragazza forse voleva sbrogliare questa matassa che ancora non poteva capire per la sua età. Penso proprio che dica molto, no, moltissimo proprio. Da alcuni traggo delle grida di aiuto, forse, delle grida di speranza in un futuro migliore, quello che tutti vorremmo. E mi auguro che possa essere utile affinché questo si realizzi e avvenga, perché solo con scambi mondiali e con queste, diciamo, sue idee possiamo raggiungere le vere unioni tra popoli e soprattutto lei ha fatto alcuni segni importantissimi. Certo, andrebbero verificati uno per uno, io sono arrivata purtroppo con la confusione anche tardi, ma quello che ho visto qualcosa in lei di soprannaturale, questo lo posso affermare. Grazie per il suo contributo. Di nulla. Ci troviamo con il professor Paolo Portona che del liceo artistico di Via Ripetta, di Via Ripetta, il primo liceo artistico di Roma, amico di Gilberto che è il patron di questo incontro di oggi. Volevamo chiedere la prima impressione. La prima impressione è trovarci di fronte comunque a un'opera sicuramente importante per quanto riguarda un paese di cui noi spesso in Italia ignoriamo anche
no? L'esistenza, o comunque lo collochiamo in una zona piuttosto esotica, no? Abbastanza esotica nel panorama della geografia. E quello che io reputo importante di questo incontro, io premetto che non sono un critico d'arte, insegno all'interno del liceo artistico, ma insegno materie letterarie, ma quello che io noto che è veramente importante è questo punto di incontro tra la nostra cultura del Kirghizistan e che sono ex repubbliche sovietiche dove esiste una tradizione antichissima che è quella che noi abbiamo scoperto tramite Marco Polo. Marco Polo ha la via della seta, ha attraversato queste zone e quello che secondo me è importante recuperare alla nostra coscienza anche attraverso un'opera in cui c'è un segno, no? In cui si può riconoscere una tradizione, un'attenzione ai colori, alle teorie cromatiche, a una situazione che secondo me è molto importante dal punto di vista proprio delle scelte, no? Anche perché poi la tragica anche storia della ragazza, dell'autrice, questo mi pare molto importante ricordarlo, testimonia anche di una difficoltà per chi fa arte in questi paesi, della volontà, dell'aspirazione della stessa ragazza, della stessa artista di cui sentiamo qui la presenza oggi proprio nell'anima, di venire in Italia, di studiare in Italia, di poter comunque congiungersi con questa arte italiana che rappresenta veramente forse una cosa molto importante non solo per chi viene qui a trovarci ma poi anche per chi ci vive da lontano. Quindi credo che ci sia anche quest'altro elemento importante questa sera, la possibilità di un incontro tra culture e di paesi diversi, no? Ma diversi linguisticamente. E poi l'arte è una di quelle cose che accomuna quasi. Assolutamente sì, sono pienamente. Tra cui le arti figurative. Tra cui le arti figurative. Quindi credo che ci siano diversi meriti in questa mostra. Speriamo che ve ne siano anche altre, non solo kirghize, ma anche kazake, anche uzbeke, anche tagiche. Quindi crediamo che questa sia veramente un'iniziativa molto importante. Grazie a voi. Oggi sabato 22 febbraio ci troviamo a Roma nella Galleria Sallustiana Art Today con la gallerista Francesca Triticucci. Bene, cosa si prova a mettere in mostra un artista come Yıldız Zarkunova del Kirghizistan? Allora, io sono di poche parole, però oggi quando ti dico questo perché è stata una bellissima emozione. Oggi ero sola, facevo le prove tecniche e ho provato una forte emozione essere qui sola con questi quadri, cioè nel senso che comunque con me come se non fossi sola, ma ci fosse una bella energia che veramente mi ha fatto emozionare, sono addirittura le lacrime agli occhi. Poi ovviamente io conoscendo la storia e poi questa sera ci sono stati tanti personaggi che hanno parlato di questa ragazza e ne hanno espresso a mio avviso la sensibilità e la bellezza nel modo più totale. Mi trovo pienamente d'accordo ed è veramente emozionante ed è un grande onore ospitarla in questa galleria. Ci troviamo davanti a un'opera di Yıldız Zarkunova, una sensitiva è venuta in questa galleria, ha osservato tutti i quadri, ma particolarmente si è fermata di fronte a questo quadro. Io all'inizio non ci ho neanche fatto caso, ma il quadro si intitola Volo in Cosmo. Mi ha fatto notare che in questo quadro probabilmente c'era prefigurata la sua fine. Tant'è vero che se noi facciamo attenzione, sembrerebbe che ci sia una porta del treno, un qualche cosa di non chiaro, dietro a un mondo di arte, e comunque lei che rappresenta il collegamento tra la Terra e l'universo. È come se anche lei avesse avuto una prefigurazione, un collegamento con l'universo e avesse rappresentato cosa gli stesse per succedere. È chiaro che parlando di astrattismo uno può intravedere qualsiasi cosa, però se uno riflette la sua storia e si immedesima in questo quadro potrebbe anche rilevare con delle forze che vengono dallo spirito il significato di quest'opera.